È bella, è buona, è buona! Vai Simo! Vai Simo! Guarda, Mirko se non si rompe sempre. Per gli anni che c'ha, La grinta. Dove gli mancavano? Sono questi ragazzi qua? Perché è peggio di loro. Si chiamano con il bambino. Bravo, dai, ora puoi cominciare. L'espo che t'arriva! La colazione è andata via! Per un minuto, arbitro! Fuori gioco! Giusto, bravo. Sì, giusto. Mi fa male.
Andiamo all'angolo, Spo! Ha tirato il raggio da nari. Bella! 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 Anche se non ha la porta sinistra. Occhio Davide! Porca puttana, questa era bellissima. Gruppo panchina, Spo! Dovrei fischiare il gol. Anche perché sono Marco Coppioli, ma non ha preso il fatto. Ce l'ha tirata lui, eh? Sì, sì, sì. Tutti terra! Sì, vai mica! Bravo, dai! Vai! Lì! Rosso, 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 rosso! Non lo mette in porta, sì. Alta. Grande Simo. Ciao Simo! Guarda, è piuttosto di una notte occhiata, dice io ho fatto. No, 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 vai Marse! Vai Marse! Vai Marse! Ora Marse! Sali Marse! Sali! Fuori gioco! No, di là è buona! Di là è buona! Ma che... Ma Frankie! Ciao lì, no!
È stata una bella partita, Maschi ha giocato bene da entrambe le squadre, abbiamo vinto noi, sono più contento, ma faccio i complimenti all'avversario perché hanno giocato una gran bella partita. E noi abbiamo fatto quello che il mister ci aveva chiesto e penso che l'abbiamo fatto comunque sia bene, quindi sono contento, ora lascio la parola al mio mister. Niente, solo anch'io volevo fare i complimenti all'altra squadra del mio amico Robby Dadone perché hanno giocato benissimo, sono un'ottima squadra, meritano il posto classifica che hanno. Quindi la nostra vittoria vale doppio, perché abbiamo giocato contro una grande squadra. Prossima volta giochiamo con la Framurese, anche lì sono una squadra di vecchiotti ma forti. E niente, noi ci divertiamo, l'abbiamo detto all'inizio, vogliamo divertirci sino in fondo, basta. Sì, è stata una partita un po' nervosa, che abbiamo giocato non sicuramente come nelle ultime uscite che abbiamo fatto. Tutti i ragazzi forse, non lo so, l'hanno presa come una vittoria facile, invece il Carrasco è un'ottima squadra e l'ha dimostrato anche oggi. Hanno pareggiato il turno scorso col Casarza e esprimono un buon calcio e speriamo di ripartire per il nostro obiettivo già da sabato prossimo con il Carvai.